su Chelidura aptera, Chelidura pirenaica, Chelidura pirenaica arverna, e io stesso avevo scritto che la arverna doveva essere considerata una buona specie, che la pirenaica c'era solo nei Pirenei e la aptera solo nelle Alpi. Adesso io avevo ridescritto i tipi di genè sul materiale raccolto da Bonelli. Salta fuori, ad esempio, che la aptera è una specie, ma quella della Svizzera, la montana, è un'altra specie. Quella che è stata trovata grazie alla collaborazione con Peter Kokarec, delle zone di Sondrio, è un'altra specie, quindi probabilmente ce n'è un bel gruppo di queste specie. Ora, cosa sappiamo noi delle forficole auricularia della Sicilia, della Calabria, della Puglia, della Sardegna, no? Le abbiamo sempre identificate come forficola auricularia tout court. Poi lì ci sarebbe da prendere in mano addirittura la bidura riparia, che era stata divisa in tante specie nel corso degli ultimi 100 anni. Tra 800 e 900, e poi hanno detto è tutta una, eccetera. Oggi abbiamo degli strumenti come l'analisi molecolare che ci permette di fare delle cose. Ecco, vedete, questi studi, e quello della forficola auricularia io ieri ho mandato un messaggio in extremis, ma nessuno mi ha cagato neanche di striscio e vi ringrazio. È una cosa che un gruppo come il nostro può fare con grande facilità, cioè se voi durante anche questo fine di stagione, ognuno nel suo posticino va a ravanare e prende 5, anche 2, 3 forficole auricolari, le mette in alcol assoluto, perché girare l'Italia per raccogliere forficole auricolari non ha tutto questo senso. Quindi, e noi dobbiamo agire come un gruppo che fa non della citizen science, ma della scientist science, però dislocata nel territorio. Per non parlare di embiotteri. Ora, gli embiotteri sono un gruppo che veramente sta in culo a tutti, detti in termini accademici ed aulici, no? Ora, quest'anno mi è successa una cosa che ha del pazzesco. Mi chiama, vedo su un sito internet, su Facebook, che uno nel Veronese ha una pullulazione di embiotteri nel suo giardino. Ora io vado a trovarlo e il fenomeno stava sciamando. Si potevano raccogliere manate di questi embiotteri che avevano ricoperto di seta il praticello. Ora io sto tentando di allevarli, non ho capito cosa sono, ho fatto fatica ad allevarli e non capisco perché loro vivano lì. Ma soprattutto una situazione del genere a livello di Mediterraneo, di Europa, non è mai stata registrata e soprattutto in provincia di Verona nessuno aveva mai citato degli embiotteri. Quindi siamo anche di fronte a dei gruppi poco studiati. Io ho una specie siciliana da descrivere. Molto probabilmente, però, su esemplari ancora vecchi, eccetera, non c'è un approccio molecolare e soprattutto oggi il cambiamento climatico può permettere anche degli spostamenti straordinari. Le stesse mantidi. Ora, noi abbiamo questo problema delle mantidi, diciamo, aliene che stanno veramente facendo da padrone ormai negli studi mantidologici. Però adesso, per esempio, è stata trovata un'empusa nei Berici. Ora, questa empusa sarà da capire se è l'empusa pennata o se è l'empusa fasciata, perché l'empusa fasciata è nota almeno da dati storici fino a Bibione, ma non abbiamo poi altri dati. E l'empusa pennata ha sì una serie di località e poi ci sono specie come la Geomantis larvoides che viene spesso ignorata perché sembra uno stadio giovanile di altri mantidi. Cioè, anche le mantidi stesse, lo spostamento che sta avendo per esempio la Meles spallanzania, la Meles decolor o decolor che dir si voglia. Ecco, un gruppo che è lì
Come un buffet imbandito è il gruppo dei podismini italiani, soprattutto il genere Italo-podisma. Ora, io fin da quando collaboravo con il professor La Greca ho mandato zampette di Italo-podisma, di podismini italiani a cani e porci, per poi... No, a te no, non ho mai dato cosce al professor Massa. Per poi vedere utilizzare questi esemplari un po' come outgroup, eccetera, eccetera. Uno studio molecolare fatto bene sulle italopodisma, di cui abbiamo delle specie descritte spesso anche in maniera un po' allegra, un po' a gara, ognuno doveva descrivere la sua, le sottospecie, eccetera, eccetera. Come si chiama quello greco? Peripodisma. Peripodisma. E a quello o spagnolo oropodisma. No, oropodisma è sempre in Grecia. Cofopodisma, sì, è più bello italopodisma. E il Decticus Verrucivorus o Apruzianus del Gran Sasso. Bene. E questo è un punto che poi richiamerò alla fine. E parlando con un responsabile scientifico del Parco del Gran Sasso, gli ho detto: io è da anni che ho sta roba, ho anche pubblicato sia in lavori faunistici che nella fauna d'Italia, abbiamo scritto, non si capisce bene questi Decticus del Gran Sasso che cantano come il Verrucivorus, ma hanno le ali corte come la Prusianus, che cavolo sia. Io speravo che qualcuno dice: guarda, Fontana ha detto sta roba qua, vado a vedere uno straniero, un locale. Niente, nessuno se n'è fregato. Adesso avremo quasi certamente, con il gruppo di Luca Mazzon e la di Isabel Martinez Sanudo, che fa delle elaborazioni di queste analisi molecolari veramente straordinarie, e andate a leggervi l'articolo degli Anonconotus, dei Barbitistes, faremo questo studio, ma saremo in questi posti dove ci sono anche le italopodisma. Ora, sono bestie che uno si prende una settimana e praticamente riesce a raccoglierle quasi tutte, perché sono tutte lì una vicina all'altra, per non parlare poi del genere podisma. L'Edipoda germanica, ora sembrerebbe, ma ce lo dà per sicuro Hochschild, che l'Edipoda germanica italiana non è l'Edipoda germanica, non è neanche l'Edipoda meridionalis, mi pare, quella della Grecia, quella balcanica. Ora, l'Edipoda germanica non è difficile da trovare, è come, hai capito, la corsia dei biscotti in un supermercato, è l'unica che trovi con facilità. Poi c'è Bruno che si è fissato con questa seconda possibile nuova specie di Edipoda della Puglia. Ci sono delle località del Salento. Ora, sono cose che vanno studiate perché ovviamente questo può permettere anche una tutela di determinati ambienti. Non parliamo poi dei fasmidi. Ora, tutti quelli che amano i fasmidi li amano tutti tranne quelli nostri, quelli gli stanno veramente a brutto muso. Noi abbiamo delle specie, sottospecie descritte, il grandi grandi, il grandi Benazzi, il grandi Marettimi, il Linceorium Roscius, il Witei. E poi ci sarebbe invece, non è citato per l'Italia, la specie il Rettenbacheri, cos'è quello che si trova in Istria, eccetera, eccetera. Ecco, sono bestie che oltretutto rischiano gravissimi inquinamenti genetici, perché io mi ricordo una volta ho preso una femmina di Bacillus dal Gargano, l'ho allevata, mi ha fatto centinaia di uova, mi ha fatto centinaia di piccoli. Ho detto: che cacchio faccio di questi? E li ho liberati in Gargano, però, nello stesso posto dove li avevo raccolti. Non abbiate paura. Il genere Grillo talpa, descritto specie in Italia su base cromosomica, non abbiamo... Pensate che c'era stato un veronese nei primi del Novecento
che aveva già capito che c'erano due specie di grillo talpa sulla base del canto. Non so se lo conosci questo lavoro fatto con i grafici a mano. Che aveva allevato i grillo talpa in grossi vasi, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo la possibilità, il grillo talpa poi fa un canto che è uno tra i più belli, no? Può essere confuso un po' col succiacapre, esatto. Però insomma il succiacapre canta da su, il grillo talpa canta da giù. Adesso io ho prelevato un campione in alcol assoluto e farò fare un'estrazione di DNA al Cossirensis, perché è forse la specie più localizzata. Però queste altre specie hanno delle località, poi Capra aveva trovato anche dei caratteri morfologici. Sì, sì. Gli ectobini c'è da fare finché si vuole, perché pur dei lavori anche, devo dire, ben fatti da Failla e Messina, però poi nessuno ci ha lavorato più. Le Fipige ruffoi. Ma le Fipige ruffoi, che di cui ci hanno inviato delle foto dal Pollino, e sembra una Fipige ruffoi. Ora c'è mezza Italia tra la segnalazione più meridionale, c'è la località Serra del Prete. Io non ho trovato in Serra del Prete c'è anche un Decticus che potrebbe essere simile, che ho registrato io nel passato. Non l'hanno raccolto. Le Fipige Camille, che mia figlia mi rinfaccia di avergli dedicato una specie estinta, quindi io vi prego, portate in vita mia figlia. E poi le specie aliene, perché noi dobbiamo anche renderci conto che spesso gli ortotteroidei vengono usati come pasto per rettili, eccetera. Quindi c'è questa Shelfordella, per esempio, che era stata segnalata di Sardegna. Adesso c'è nel Vicentino, perché la gente, hai capito, compra la Cheta domesticus per darlo e poi gli scappa, eccetera, eccetera. E questi Cheta domesticus sono veramente tutti Cheta domesticus. C'è anche il Grillus assimilis che viene utilizzato, poi c'è l'altro, il Grillodes pipiens. Cioè queste specie che noi anche con Filippo siamo stati in una serra nei Colli Euganei, dove c'è probabilmente un falangopside, un'altra blatta ancora. Quindi anche nel campo delle specie aliene gli ortotteroidei sono veramente un gruppo molto interessante. Allora c'è tanto da fare. Il museo di Rovereto può essere un punto di partenza, perché ci sono delle collezioni abbastanza interessanti e c'è materiale ancora che vale la pena di studiare. Ma io a questo punto faccio una proposta e poi chiudo, Filippo. Il lavoro con i parchi nazionali è un lavoro molto interessante, perché i parchi oggi hanno capito che hanno bisogno di dati sulla loro biodiversità. Allora io vorrei proporre di cercare di organizzare ogni anno una sorta di campus, spedizione societaria in uno dei parchi nazionali, mettendosi d'accordo ovviamente col parco, perché se possono dare appunto i permessi di raccolta, ma anche un appoggio logistico, e poi magari prevedere di pubblicare i dati in maniera unitaria e dividendoci anche per percorsi legati alle proprie efficienze o deficienze fisiche, cioè chi va più in quota, chi va più di qua, chi va più di là. Però in 3-4 giorni un'area come un parco nazionale gli si può fare una sorta di bioblitz, però blue chips, diciamo, una golden bioblitz, che potrebbe essere un punto fermo anche per le conoscenze di questo parco. Ora, io faccio già una proposta di un posto che non è forse nei pensieri di nessuno di voi e forse neanche conoscete: è il Parco Nazionale della Val Grande in Lombardia. La Lombardia è, dal punto di vista ortotteroideologico, forse la regione meno conosciuta, che secondo me merita un investimento, perché siamo al confine con la Svizzera, con l'Austria, con delle zone dove ci sono
anche specie strane, la Podismopsis, eccetera, che danno, oppure in Valtellina dove c'è la Briodema o c'era la Briodema tuberculata, eccetera, eccetera. Questo parco è enorme, è pochissimo antropizzato, è difficile entrare, non si può andare, vado in giornata, anche per un lombardo dire faccio un'escursione in Val Grande. Ecco, non so neanche logisticamente, però sicuramente lì ciò che c'è la Nadigella, non so se ci sono Anonconotus, che li dura, eccetera, eccetera, però potrebbe essere una meta, perché andare a farlo nel Gran Sasso, eccetera, eccetera, sono mete già battute e ribattute. Conosco bene la direttrice del parco e io faccio questa proposta, cioè creare un appuntamento di 5 giorni, 4 giorni, in una data da destinare. Siamo nel gruppo del Grio una trentina di persone, ce ne fossero anche 10-12, aperto anche magari a dei giovani che vogliono approcciarsi o delle persone, crearne un evento nostro, questa Golden Blio Blitz del parco, perché ospita questi studiosi per fare questo e quello. Questa è una proposta basata anche su tutto quello che c'è da fare, e questa può essere una palestra per cominciare a fare dei lavori, a prendere l'uno dall'altro, a fare dei lavori condivisi, ma che possano anche farci concretizzare come un'attività di servizio per la tutela della biodiversità, e sicuramente partendo dai parchi nazionali o anche da parchi regionali, eccetera, eccetera, questo potrebbe dare un particolare lustro e una possibilità anche di mettere in luce l'importanza di quello che facciamo. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Allora, beh, colgo l'occasione per, visto quello che diceva Paolo in conclusione, alla fine della giornata noi ci troveremo tutti e parliamo di tutte queste cose, di tutte queste proposte. Adesso... Io l'ho fatto adesso perché poi magari mi passa di mente. Sì, hai fatto benissimo, fatto benissimo. Adesso è il turno di Bruno Massa e Cesare Brizio che ci parlano di Acheta Pantescus, una nuova specie in attesa di pantelleria. Cesare, a te. Io già l'ho detto. Diamo a Cesare perché. Allora, nel vano tentativo di sembrare intelligente quanto gli altri relatori e per dare una vena di esotismo, ho fatto la presentazione in inglese, in quanto che non ero sicuro se farla in italiano o meno, e sono andato a botta certa. Vediamo se parte. Eccoci qua. Metto in gioco, sull'onda della dicotomia scoperta di qualcosa di nuovo o riconoscimento di qualcosa che è già noto, niente po' di meno che l'epistemologia scientifica e il ruolo della certezza nell'assumere le decisioni tassonomiche. Perché da questo punto di vista l'esperienza in cui indegnamente sono stato coinvolto ed è stata entusiasmante di partecipare alla descrizione di una nuova specie, che era un mio antico sogno di naturalista dilettante, si è concretizzata proprio nel contesto ideale per rinfrescare a me stesso, ma a tutti noi che abbiamo partecipato, quali sono i principi per fare correttamente scienza. Chiedo scusa, siamo saltati di una pagina in più. Nella precedente, scusate, eccoci qua. Siccome il tipo di ottica con il quale io inquadro la natura è soprattutto quello della bioacustica, tratterò un poco l'esperienza proprio dal punto di vista di chi ha a che fare soprattutto con i suoni, e sfato subito un pregiudizio che si è rivelato appunto tanto diffuso quanto deleterio. Noi possiamo pensare che di avere a disposizione una banca completa di tutti i canti, di tutte le emissioni sonore esistenti, e che semplicemente ci basti osservare il fatto che un certo canto non appare nel novero di quelli noti alla scienza, di quelli presenti in questi repository bioacustici sempre più diffusi, oppure descritti in qualche modo in letteratura,
per decidere: questo canto non mi risulta descritto da nessuna parte, bene, siamo a posto, è una nuova specie. Assolutamente non si può dire che le cose vadano in questo modo. Per prima cosa dobbiamo considerare il fatto che i canti non sono necessariamente diagnostici, lo sono spesso, lo sono quasi sempre, perlomeno nel campo degli ortotteri, che è quello che un pochettino esplorato, ma talora ci sono dei gruppi, dei complessi di specie che sono inestricabili dal punto di vista della pura descrizione del canto, ovvero specie che hanno un canto praticamente identico. Tra l'altro, benché il canto sia incluso assolutamente fra le cosiddette barriere comportamentali di isolamento che impediscono l'incrocio fra specie differenti, nulla impedisce che specie diverse e anche potenzialmente non correlate fra loro abbiano sviluppato lo stesso canto. In poche parole, non si può essere certi che di per sé stesse le emissioni acustiche possano essere sempre usate per identificare le specie. A ciò si aggiunge una cosa che, in particolare nel caso del nostro Acheta pantescus, abbiamo potuto constatare con particolare acutezza. Il cosiddetto bioacoustical record, questa ipotetica raccolta dell'assieme completo di tutti i canti di ogni specie esistente, è disperatamente incompleto. C'è di peggio, è incompleto per definizione. È incompleto per definizione perché o noi ci mettiamo in condizione di registrare un esemplare in ognuno dei possibili contesti comportamentali in cui si trova, interazione con cospecifici, con eterospecifici, diverse temperature, diverse situazioni, tipo appunto non solo quelle strettamente connesse alla riproduzione, ma per esempio l'evasione dai predatori o cose di questo genere, o altrimenti siamo per forza nella impossibilità di avere coperto l'intero ventaglio comportamentale che può essere garantito da questa specie anche dal punto di vista delle emissioni sonore. Tra l'altro, ciò che costituisce un'appropriata, completa ed esauriente descrizione del canto non è mai stato canonizzato da nessuna parte. Per cui abbiamo in letteratura descrizioni del canto che sono puramente testuali, l'impressione, la soggettività dell'autore che si ingaggia nel descrivere l'intensità del trillo, la natura ritmica dell'emissione sonora, eccetera. In realtà dovremmo avere una descrizione sia a livello di sonogramma, chiamiamolo anche oscillogramma, o chiamiamolo come si dovrebbe fare più appropriatamente nella letteratura anglosassone, sound pressure envelope, inviluppo di pressione sonora, oppure chiamiamolo spettrogramma, spettrogramma nelle due maniere, tempo-frequenza e frequenza-volume. Tutti questi elaborati che vedete adesso sullo schermo perimetrano, circoscrivono la completa, appropriata descrizione di un canto. Orbene, perché si possa parlare di un bioacoustical record completo, noi dovremmo avere tutto questo assieme di elaborati disponibili per ciascuna modalità di emissione del canto di ogni specie, e siamo, come già vi ho detto, molto lontani da tutto questo. Tra l'altro esiste un problema di equipaggiamento, un problema di attrezzature per la registrazione, attrezzature che hanno avuto nei secoli, perché potremmo addirittura davvero parlare di secoli, adesso che abbiamo valicato il millennio, delle evoluzioni molto radicali. Ricordiamoci che, strettamente parlando, due registrazioni potrebbero essere paragonabili fra loro solamente se l'intera catena di produzione è stata identica, dal microfono fino al formato di registrazione. E inoltre, noti fenomeni di attenuazione del suono per semplicemente espansione, per l'atmosfera, eccetera, eccetera, vi dirò di più, noi potremmo rendere strettamente paragonabili solamente registrazioni effettuate con la stessa attrezzatura e alla stessa distanza dall'esemplare.
se no emergono differenze, differenze che sono differenze strumentali, differenze metodologiche. Ovviamente queste differenze possono essere più o meno accentuate, ma introducono un elemento in più per quello che riguarda la comparabilità e la fruibilità dei canti. Fra i fattori ambientali, perlomeno nel mondo del canto degli ortotteri, quello più noto a tutti e più discusso è l'influsso della temperatura esterna, ci sarebbe anche quello dell'umidità che affligge fra l'altro anche l'attenuazione del suono, ma quello della temperatura è arcinoto, tant'è che siamo abituati a vedere in letteratura pubblicati i canti con anche la temperatura a cui sono stati realizzati. La più nota inferenza fatta su una regola generale, che è una regola che esprime il potenziale di attivazione di una reazione chimica, che è l'equazione di Arrhenius, è la legge di Dolbear, che è stata applicata su delle specie di Acanthus statunitensis, l'Acanthus fultoni, e praticamente stabilisce una correlazione, che in questo caso è assolutamente rigida, fra la temperatura e il numero in gradi Fahrenheit che la esprime rispetto al ritmo, al conto delle sillabe del canto di questo grillo nell'unità di tempo. Cosa dobbiamo fare allora noi bioacustici dilettanti e non quando ci si viene a presentare un nuovo canto che non riusciamo a comparare con i canti già esistenti? Beh, dobbiamo tutti quanti, nello spirito vero della ricerca scientifica, ricorrere all'aiuto del nostro santo patrono Guglielmo di Ockham e ricordarci soprattutto che gli enti non debbono essere moltiplicati al di là della necessità reale, cosa che è già stata ricordata da almeno due relatori prima di me che si sono scagliati contro l'inutile proliferazione di specie o di sottospecie, quelle che nel campo di cui sono molto appassionato, la collezione delle conchiglie, c'è stato chi le ha definite psicospecie, non a caso, è una definizione appropriata. Vediamo allora che cosa è successo questa volta per il grillo di Pantelleria, perché questo è un iter che si articola su tre passi che descrive bene l'applicazione del metodo scientifico. Bruno, come ci ha anticipato prima nel corso della sua esposizione, si è trovato alle prese con un canto che neppure lui, con l'esperienza che ha di ortotteri, che credo sia indiscussa, è riuscito subito a identificare. Ci ha mandato una breve mail in cui c'era scritto semplicemente «Ho registrato questo canto, che cosa ne pensate?». Quando l'ho ricevuto io, visto che la località era Pantelleria, visto che avevo in ambiente costiero qualche registrazione di Grillus bimaculatus, all'inizio ho provato a vedere se c'erano delle similitudini. Facendo un'inferenza, sempre appoggiata alla legge di Arrhenius, su quella che poteva essere la temperatura di registrazione a fine aprile, a tarda sera, e quello che avevo fatto io, ho rallentato il canto di bimaculatus fino a portare a quella temperatura in cui era supponibile sia stato registrato quello che adesso chiamiamo Achetapantescus, e ci ho fatto un piccolo ragionamento sopra, ho detto per me era comparabile. Fortunatamente questa ipotesi è stata immediatamente cassata da Bruno, che ha detto no, guarda, il bimaculatus lo conosco benissimo, è molto presente anche in Sicilia, l'ho sentito cantare in tutti i modi possibili, non è lui. Bene, passiamo oltre. Perché stiamo insistendo su questo fatto di cercare a viva forza, per quanto possibile e investendo tutte le energie che abbiamo, per cercare di attribuire questo canto a una specie esistente? Perché fino a prova contraria questa è una specie esistente. Se non si ragiona così, fino a prova contraria questa è una specie esistente, ci si fa prendere da un entusiasmo infantile e gioioso e si creano delle specie senza avere fatto adeguate indagini. Insistiamo quindi, non è mica detto che ci si prenda subito. Il cosiddetto campanello d'argento, Grillodinus kerkennensis, un fascino grandissimo. Le isole Kerkenna sono a 40 miglia marine da Pantelleria e sono il locus typicus di questa specie, che in realtà è diffusa in Nord Africa e in penisola iberica, ed è caratterizzata da un trillo argentino molto simile a quello che aveva colpito Bruno e Camillo nelle loro registrazioni delle berte.
Ricordiamoci che adesso siamo in una fase in cui non è ancora stato catturato nessun esemplare e l'unica cosa su cui stiamo ragionando è il canto. Anche in questo caso, lì è scritto in maniera un pochettino più dettagliata, ho cercato di applicare la legge di Dolber, ho fatto un pochettino di ragionamenti, c'era una certa sovrapposizione sufficiente per fare immaginare che, tanto per iniziare, questa ipotesi del Kirkenensis non era esclusa, perché da questo punto di vista non ce n'erano delle migliori. Adesso però la scena cambia. A metà maggio, queste cose che vi sto raccontando capitavano fra fine aprile e le prime due settimane del maggio di quest'anno, a fine maggio arrivano le prime fotografie, in quanto che, come ci ha riferito bene Bruno, lui, Camillo, ma anche e soprattutto Paolo Fontana, avevano fatto in modo di incontrarsi a Pantelleria e avevano catturato gli esemplari. A questo punto è stato, indipendentemente, siamo pervenuti tutti alla conclusione, anche io che di insetti ne capisco veramente poco in termini oggettivi, guardando la struttura delle venolature delle elitre, che si trattasse di una acheta. E a questo punto, questo acheta qua non ci risultava e abbiamo incominciato però anche lì a portare avanti tutti i paragoni possibili con le specie esistenti per escludere a priori il fatto di dissennatamente creare un ente inutile, una nuova specie che invece non c'era. A questo punto la parte strettamente sistematica dal punto di vista della classificazione è passata nelle mani degli entomologi e a me, come bioacustico del gruppo, sono dovuto passare al secondo compito, quello di verificare le affinità di questo canto, un canto di acheta, con i canti di tutti gli acheta che sono noti. E qua siamo di fronte ad un deserto. Il genere acheta è pressoché scoperto di registrazione. Anche le specie relativamente comuni del Mediterraneo hanno poche registrazioni disponibili. Altre specie hanno una descrizione del canto che è stata fatta in maniera estremamente sommaria e non ci sono file audio con cui fare comparazioni. Tutti quelli che vedete citate, Acheta gossipi, che fra l'altro a questo punto è una specie quasi dubbia perché il materiale tipo si è perso e sarebbe della Puglia e non se n'è più saputo nulla e non è mai più stato raccolto. Non riuscito ad avere un esemplare. Questa è una cosa meravigliosa. Comunque una buona notizia. Sì. Te ne ringrazio. Onesti. Ottimo, questa è una bellissima cosa. Poi Angustiusculus, Arabicus, Confalonieri, Latiusculus, Rufopictus, eccetera, tutti questi qua non sono mai stati registrati e il canto non è stato mai descritto. Quindi, dal mio piccolo punto di vista, mi mordevo le mani per non poter contribuire in nessun modo. Ho potuto fare paragoni solamente con Acheta domesticus e Acheta hispanicus. Di Acheta meridionalis, nonostante ci siano dei video con del cattivo audio, per noi è stato Axel Hochkirch che ha fatto il paragone per noi, nel senso ha comparato il materiale che gli abbiamo passato con le sue registrazioni e ha detto che non corrispondeva. Quindi comunque, quanto ad affinità del canto, non si è potuti andare molto più in là, anche perché il caso per la nuova specie era in costruzione sulle basi morfologiche da parte degli altri membri del gruppo. A questo punto sono passato al terzo compito. Bene, l'abbiamo accertato, questo è il canto di una specie nuova, andiamo a descriverlo, sarà uno dei pochi canti di acheta che avrà una propria descrizione. E qui ci siamo sbattuti, abbiamo sbattuto il muso in un problema che vi accennavo prima, che è il problema dell'attrezzatura. Pur essendo state loro a fornire l'input iniziale per supporre e poi accertare l'esistenza di una nuova specie, gli strumenti di registrazione che erano stati dispiegati sul campo, che sono questi bellissimi Song Meter Micro della Wildlife Acoustics, non sono dei registratori che operano in alta qualità perché sono fatte per le registrazioni impresidiate e per essere utilizzate esattamente come Bruno e Camillo hanno sempre fatto, come registratore da lasciare in una zona
per esaminare successivamente, riascoltandole le registrazioni, ed operare un riconoscimento basato esclusivamente sulla competenza di chi ascolta la registrazione. Nonostante coraggiosamente Paolo stesso, mi pare sia stato, ha integrato queste registrazioni con altre fatte con il telefonino, e diciamo che il materiale acustico con cui partire non era ideale. Fortunatamente è stato più che sufficiente per fare una prima descrizione del canto, alla quale ho cercato di dare la massima accuratezza che il materiale consentiva di dare. La disponibilità in una fase successiva di registrazioni fatte con l'ottimo registratore digitale Edirol R09 hanno per esempio consentito di accertare il fatto che c'è una forte, vigorosa struttura armonica che è ben testimoniata nelle quattro bande visibili nello spettrogramma tempo-frequenza e ancor meglio evidenti nello spettrogramma frequenza-pressione sonora. È stata quindi raggiunta una soddisfacente caratterizzazione del canto. Perfetto. Siamo in chiusura, nel senso che non mi rimane che dirvi che, siccome un retaggio, la laurea in geologia, la distribuzione delle stazioni di registrazione, che sono tutti quei pallini, vedete i pallini rossi che sono quelli in cui è stato effettivamente registrato il nostro Acheta Pantescus, va a corrispondere, se lo sovrapponiamo su una carta geologica, con le scogliere basaltiche. Queste scogliere basaltiche hanno una particolare importanza, che è la seguente. C'è stato un fenomeno eruttivo gigantesco che ha deposto una formazione che vedete lì rappresentata in verde, che ha letteralmente coperto tutta l'isola di Pantelleria, e questo capitava 45.000 anni fa. Il fatto che i grilli si trovino nella sola parte di Pantelleria che non è stata coperta da questo flusso lavico consente di poter immaginare che la loro penetrazione nell'isola potrebbe, non si sa ancora, essere avvenuta addirittura precedentemente alla messa in posto dei tufi verdi, quindi precedentemente a 45.000 anni fa. In poche parole, potrebbe essere che il popolamento potrebbe essere addirittura avvenuto nel corso del disseccamento che è occorso nel Messiniano diversi milioni di anni fa del Mediterraneo, anche se abbiamo trovato diverse maniere per giustificare la sua presenza anche in corrispondenza del minimo glaciale che c'è stato, scusate, del massimo glaciale ultimo, quello che viene chiamato LGM, Last Glacial Maximum, che mi pare sia 18.000 anni fa, nel corso del quale Pantelleria era molto molto vicina a corpi terrestri. Quindi, in poche parole, sono stati scelti solo i migliori fra i canti disponibili. Questa è più in dettaglio la descrizione del canto, che presenta fra l'altro questo fenomeno, questo piccolo crescendo nell'emissione dei versi. Oltre al canto di richiamo normale, è stato osservato un canto che per adesso dubitativamente è stato chiamato tipo 2, che è stato registrato solamente a maggio, ma non successivamente, e potrebbe essere un canto legato alla ricerca della femmina, un canto di richiamo strettamente legato alla riproduzione. Niente, ho già concluso nel dirvi che siamo un po' spoetizzati dal fatto che a questo punto l'attribuzione del Nobel è certa. Nel frattempo Monte Rushmore è stato già modificato. Ascolta, io fra l'altro non ho mai conosciuto di persona Camillo, è proprio lui quello lì? Sì. Ah, benissimo, perché ho trovato una foto su Facebook, ecco. Adesso osservate la plebaglia invisibilio di fronte ai nuovi fari della scienza mondiale. Vi ringrazio. Grazie Cesare. Allora, visto il tempo, siccome abbiamo sforato un attimo, io propongo di fare il coffee break adesso e ci rivediamo qui a mezzogiorno, quindi fra circa 10 minuti. Va bene? Come va? Come va? Dai, bene. Ti saluti anche di Fausto, che purtroppo è un po' cercato. Sì. Ah.
questo sì, o Totò di Lombardia workshop, ok. Ma e se tipo andassimo in una pantelleria tra giorni? Provate a sentire se c'è il... Ok. Se abbiamo l'appoggio nel CDA? No, se c'è possibilità che ci sia anche adesso. Che ci sia? Anche adesso, sta specie. Ah, sì. No, thank you.
visto che visto che abbiamo sforato con l'orario, adesso ci sarebbe la presentazione di Cesare e mia. Il primo a parlare sono io, Cesare, non mi ricordo. Bene, allora io sarò brevissimo. L'argomento della presentazione è l'Eptophies. La bioacustica di questo genere è abbastanza ben conosciuta, ma quello che è interessante è che l'Eptophies punctatissima, che è una specie che nel Regno Unito viene studiata e usata molto come animale da laboratorio proprio per fare studi etologici, in Italia è presente in maniera molto discontinua. L'Eptophies punctatissima l'ho segnalata recentemente del Veneto, perché non era nota con sicurezza di questa regione. Le uniche notizie che si avevano erano ancora quelle dell'abate di Sconzi, che in entomologia vicentina aveva menzionato cavalletta puntatissima, ovviamente non aveva dato la località, però ecco, questo era l'unico dato relativo al nord-est e alla provincia di Vicenza. Io sono riuscito, ma per caso, ho raccolto delle Leptophies sul Monte Grappa, poi ho visto che era la Leptophies punctatissima e le ho registrate, rilevando che il canto che avevo davanti era molto diverso da quello che sarebbe dovuto essere basandomi sulle indicazioni presenti nelle descrizioni dei canti, dei manuali e della Guida d'Italia, che sono le pubblicazioni disponibili. Ora, ho pubblicato questo canto diverso, che comunque è, io intendo ascrivere questi esemplari alla specie Leptophies punctatissima, però non posso non notare che il canto che emettono, sia il maschio che la femmina, è diverso da quanto noto. Certo che io ho registrato il maschio da solo, ho registrato il maschio con la femmina e ho registrato le risposte della femmina verso il maschio. Sarebbe da indagare bene le strutture morfologiche che sono alla base della produzione dei canti, perché potrebbero rivelare eventuali differenze con la Leptophies punctatissima o dimostrarsi completamente identiche, e in questo caso saremmo in quella situazione che ben descriveva Cesare, in cui la stessa specie può emettere più canti a seconda delle variabili ambientali o sociali, interazionali, in cui si trova. Queste sono le strutture della femmina, ha una pars stridens nell'ala, però c'è anche, ho notato questa peluria dorsale e questi speroni che potrebbero essere coinvolti nella emissione del canto. Questo è il canto della femmina, questo è il canto del maschio. La femmina risponde appunto con delle emissioni isolate che però sono ben evidenti in questa slide in seguito all'emissione del maschio. Ecco, è un canto di risposta. Quindi lascio la parola a Cesare. Sarò altrettanto rapido, perché ho da dire più o meno le stesse cose che ha detto Filippo, però relativamente all'Eptophies laticauda.
Vediamo un attimo prima su che cosa concorda la conoscenza comune scientifica riguardo al canto di questa specie. Non pretendo che leggiate i caratteri piccoli, c'è semplicemente scritto che il canto, questa specie canta pomeriggio, sera e notte, il canto consiste di gruppi da 1 a 3 molto flebili ticchetti, che sono le sillabe. I gruppi sono ripetuti più o meno regolarmente all'intervallo minimo di circa un secondo. Quel che è certo è che il canto è davvero a malapena udibile, non solo per il mio orecchio ormai invecchiato, ma proprio in senso assoluto, perché vedrete che la pressione acustica si sviluppa soprattutto sopra i 20 kHz. Questo qua è da Fauna d'Italia il tipico esempio, vedete tutti questi ticchetti perfettamente isolati. Secondo esempio da Fauna d'Italia, talora vedete che si formano dei gruppetti un po' più ravvicinati di due ticchetti. Questo qua è una registrazione tratta dal Dorsa, uno dei, come dire, dei repository più importanti. Vedete che anche qua ci sono una leggera tendenza al raggruppamento, ma poi si converge verso una regolare ripetizione di ticchetti isolati. In nessuno dei casi si parla di qualcosa, scusate, sto perdendo il cursore, eccolo qua, di qualcosa simile a quello che ho osservato. Queste qua sono registrazioni fatte al bud detector. I bud detector sono dispositivi diabolici che ricampionano in tempo o frequenza o entrambe le cose il canto dell'animale per portarlo nella nostra banda udibile, ma questo non è il canto emesso dall'animale. Resta comunque rappresentativo del fatto che si parla di ticchetti isolati che, se uno li va a vedere molto molto da vicino, si rivelano costituiti da una sorta di diplosillaba, una sillaba doppia, e questo qua è la maniera con cui viene raccontato. A questo punto, sempre questo era in realtà un'altra edizione dello stesso canto, qua vedete che ci sono dei gruppi regolari di 4 ticchetti con intervalli non troppo dissimili fra loro, e questi 4 ticchetti sono eseguiti con un ritmo estremamente preciso. Non vi ho misurato precisamente la durata esatta, però potete vedere a occhio che non è un'emissione casuale. Un'altra cosa molto interessante è questa, un pattern alternato in cui ci sono 5 ticchetti deboli, 2 ticchetti forti, 5 ticchetti deboli, 2 o 3 ticchetti forti, 5 ticchetti deboli, 1, 2. Queste emissioni più forti che ci sono fra le serie del ticchetti hanno un profilo spettrale leggermente diverso e possono tendere a diventare un vero e proprio ronzio, come quello osservato in questa situazione qua. Una alternanza di ticchetti e ronzii, quindi vibrazioni prolungate, che hanno una certa regolarità, una ricorrenza del pattern di 5 o 6 ticchetti isolati, intercalati da suoni di altra natura. Sono andato a vedere dal punto di vista armonico come si presentava questa situazione e vediamo che, per quello che riguarda i singoli ticchetti, hanno un picco intorno ai 32 kHz e si può osservare, nonostante questa registrazione che io abbia fatto fosse fatta una distanza un po' eccessiva, che c'è comunque una seconda frequenza armonica. Praticamente questa gobba, che ha 64.000 Hz, è, diciamo, la seconda armonica rispetto a questa fondamentale qua. In poche parole, i tic hanno una struttura armonica. Se andiamo invece ad esaminare un ronzio, oltre ad avere una frequenza dominante più bassa, non presenta nessuna traccia di iterazione armonica di questo picco iniziale. Un'altra cosa interessante, e qui chiudo, è questa. Ho osservato che se amplifichiamo in maniera decisa l'intera nostra registrazione, osserviamo che tutta questa infrastruttura qua
è ripetuta a una banda multipla e supera i 100 kHz. Anche questa cosa non era mai stata riportata in precedenza. Metodologicamente questo rappresenta un passo aggiuntivo rispetto a quanto nel 2013 pubblicavo assieme a Filippo relativamente alla comparabilità degli canti ultrasonici con i canti registrati in banda udibile, ma su questo probabilmente ci sarà ancora da lavorare nei prossimi mesi, e anzi più tardi ne parlerò con Filippo. Come abbiamo fatto? Io adesso dico per me, ma sostanzialmente credo che alla fine valga anche per Filippo. Che merito ho nell'avere registrato un canto che non era stato riportato prima? Non ho nessun merito. Il merito che ho è di essere stato in un certo posto per molto tempo senza muovermi da lì. L'ho registrato nel giardino di una vecchia casa di montagna di famiglia, che è dei miei fratelli adesso, e potendomi permettere ogni sera di essere lì fuori col microfono spianato, di sera in sera ho visto manifestarsi e ripetersi questa cosa. Se me lo fossi andato a cercare, non lo avrei trovato. Ecco come si fa a scoprire i canti non riportati in precedenza. Fine. Grazie Cesare. Adesso è il turno di Marco Baldiani, che ci parlerà di Ototteri della pianura lombarda. Un aggiornamento. Grazie Marco. Ce l'hai. Eccomi. Salve a tutti. Allora, vi presenterò, a nome appunto anche di Fausto, e porgo anche i suoi saluti, e di Nicola Pilon, questo aggiornamento, l'abbiamo chiamato così, di Ototteri della pianura lombarda. E quello che appunto vuole essere è un po' la mostrare le ricerche che stiamo facendo da alcuni anni in questa area, diciamo, geografica abbastanza sconosciuta per certi versi dal punto di vista ortotterologico, e quindi ci sembrava il caso adesso di presentare un po' quello che sta emergendo. Sono ancora, diciamo così, dati in parte preliminari, perciò quello che mostreremo saranno delle liste faunistiche e per queste aree. Allora, il grosso del lavoro è stato fatto lungo le aste fluviali del fiume Oglio e in una zona umida delle valli del Mincio. Poi abbiamo raccolto alcuni dati nella provincia cremonese, quindi sono ambienti fondamentalmente immersi nella matrice agricola. Sono state indagate alcune stazioni della Golena del Po e qui faremo vedere anche i dati di un ambiente un po' diverso, che si tratta della riserva naturale di Bosco della Fontana, quindi un ambiente completamente forestale, anche se poi vedremo che al suo interno ci sono ambienti più idonei probabilmente alla presenza di ortotteri. Una cosa importante è che, nonostante abbiamo cercato inizialmente di standardizzare le raccolte, in realtà i dati che abbiamo ottenuto non sono frutto di metodi sempre standardizzati di raccolta, quindi non potremmo fare un confronto allo stato attuale delle cose, degli ambienti che abbiamo indagato. Però, insomma, il dato faunistico che è emerso è sicuramente, almeno a nostro avviso, interessante. Quindi i metodi quelli base, la ricerca vista, l'analisi dei suoni, in realtà la registrazione dei suoni, perché un'analisi come quelle che sono state precedentemente mostrate noi non l'abbiamo fatto, però insomma ci è servito quantomeno per orientarci in quello che stavamo osservando. E poi in alcuni casi abbiamo anche raccolte per un'area con delle trappole a caduta, e quindi insomma è molto vario diciamo l'ambito metodologico. Per quanto riguarda la riserva di Bosco della Fontana, abbiamo dati bibliografici e, siccome che è la mia sede di lavoro anche, quindi ho occasione, da quando lavoro lì, di raccogliere, quindi più o meno dal 2005, ho avuto occasione nel corso degli anni sempre di raccogliere in modo puntuale e anche occasionale. Allora, partiamo proprio da Bosco della Fontana, che è un quarto carpineto relitto di pianura. Quindi è un po' la fotografia di quello che probabilmente un tempo copriva tutta la pianura padana. Al suo interno troviamo appunto una prateria abbastanza estesa. La riserva è tutto sommato piccola, perché si tratta di 230 ettari,
e boscati sono poco meno di 200, quindi il resto è appunto questa prateria, in realtà un poco degradata, ma la cosa importante è anche la gestione che viene fatta, cioè asfalto alternato, quindi ci sono diverse pezze che identificano questa prateria e proprio nella gestione vengono sfalciati in periodi differenti in modo da avere sempre una diversificazione strutturale anche dell'altezza delle erbe, e questo anche per favorire la fauna che vive all'interno di questi ambienti. E poi è presente anche un piccolo corpo umido, un piccolo acquitrino artificiale, vediamo se... No, non funziona. Vabbè. E che poi insomma è risultato anche importante per quello che abbiamo trovato. Allora, sicuramente sono emersi elementi forestali come Meconema meridionale e anche Citarpis scutata. In realtà il dato di Citarpis scutata è un ritrovamento occasionale nel prato degli edifici dove lavoriamo ed è un dato del 2008. Però ho anche materiale di raccolte con trappole malaisine in bosco che è ancora da studiare, potrebbe anche essere che sia finito lì dentro. Sicuramente che vanno a caratterizzare anche l'ambiente umido che è all'interno di questa riserva è la presenza di roselliana e, come vedremo, anche di Mecostetus parapleurus, che è presente in realtà in una popolazione molto piccola. La maggior parte di queste specie sono anche abbondanti. Alcune di queste, come il Mecostetus parapleurus, è presente in piccole popolazioni. L'ho ritrovato solo in un piccolo punto della prateria, antistante appunto al corpo umido. E poi abbiamo, anche qua mi piace ricordare, questo Cortipus mollis ignifer. Praticamente è stato anni e anni fa, in una visita di Paolo Fontana, abbiamo avuto modo di fare questo giro in prateria e in pratica l'aveva riconosciuto lui al canto. E già al tempo avevamo anche visto, perché eravamo sul finire dell'estate, inizio autunno, se non ricordo male, notammo già la presenza di locusta migratoria anche abbondante, quindi è una popolazione consistente. Per quanto riguarda poi, adesso iniziamo con le aree, quelle umide, quelle dove abbiamo concentrato un po', sia io che Fausto, le nostre ricerche nell'ultimo triennio. E le Valli del Mincio è una grande area umida, qui si tratta di oltre 1000 ettari di territorio, si trova a nord di Mantova ed è molto interessante per gli ambienti che conserva, si tratta di canneti, ci sono molinieti, cariceti, è veramente un ambiente umido di queste dimensioni che non è facile trovare all'interno della nostra pianura. E quindi ci abbiamo concentrato le ricerche, come potete vedere da quei cerchi rossi, sono 5 aree differenti su entrambe le sponde del fiume Mincio. Gli ambienti che stanno a sponda sinistra sono più estesi, cioè abbiamo più territorio da poter osservare, da poter percorrere, mentre invece la sponda destra in realtà è molto più sottile e anche l'ingresso è un po' più ostico, praticamente tutti gli abitati e anche diverse linee di percorrenza come strade si trovano abbastanza a ridosso della sponda. Scusatemi se continuo a girarmi, ma non vedo qua sul computer, quindi... Allora, sicuramente l'aspetto più importante che è emerso in queste ricerche, effettuate anche grazie a Filippo, è stata la scoperta di Zonerania marborata. Però abbiamo anche avuto modo di osservare altre specie che sono significative per questi ambienti umidi, come Stetophyma grossum, e Paracinema tricolor bisignatum, anche questa è un'altra specie dove abbiamo trovato una popolazione abbastanza importante, il Mecostetus parapleurus, insomma tutti quegli elementi che caratterizzano gli ambienti igrofili, gli ambienti umidi. Per quanto riguarda Zonerania marmorata, questo qua è un po' lo stato delle ricerche con i dati degli ultimi anni, a partire dal primo ritrovamento Fausto fece appunto in un molinieto di questa riserva una foto di questo giovane che poi risultò essere appunto un giovane di Zonerania. Nel 2020 abbiamo
esteso le ricerche nel periodo quello estivo fondamentalmente. Nel 2021 siamo riusciti a partire un po' prima e abbiamo fatto anche quelle ricerche nella parte della sponda destra, e nel corso di quest'anno in realtà non abbiamo avuto modo di compiere molte uscite, però è importante questo dato di maggio, dove i giovani erano già comparsi il 16 di maggio, quindi non lo so, anche un po' comunque anche il clima, insomma, probabilmente avrà un po' influito. Un altro aspetto importante è considerare gli habitat che contraddistinguono e come sono distribuiti all'interno delle valli. Come possiamo vedere, gli habitat dove abbiamo ritrovato la specie, appunto i molinieti, i fragmitteti, i cariceti, anche lungo le sponde, quella paludi, torbiere di transizione sorgente, in pratica caratterizza tutti quei canali che si addentrano anche dove ci sono prati coltivati, sono importanti perché anche lì abbiamo ritrovato la specie, e quindi potenzialmente l'area può ospitare una popolazione molto molto grande di zuneriana marmorata. Passiamo a un altro sito, riguarda diverse località lungo l'asta fluviale del fiume Oglio, qui è gestito dal Parco dell'Oglio Sud. Anche qua gli ambienti sono prettamente quelli umidi, quindi abbiamo torbiere, lanche morte, abbiamo golene, in questo caso la golena del fiume Oglio è poco naturali forme, in quanto i pioppetti sono il grosso della vegetazione che possiamo osservare all'interno di queste aree. E poi abbiamo anche questi siti, Bosche Foce Oglio è un piccolo saliceto alla confluenza del fiume Oglio, dove il fiume Oglio entra nel fiume Po, e anche in questo caso poi abbiamo delle torbiere. Poi vedremo la torbiera di Belforte, è risultata relativamente interessante. In generale tutta l'area ci ha consentito di rilevare anche in questo caso presenze di entità spiccatamente igrofe, insomma, e Rosegliana minor, e poi ecco qua Paracinema tricolor bisignatum, che è stato ritrovato praticamente nella torbiera di Belforte, una popolazione in questo caso molto piccola, l'area non è molto molto estesa, e è veramente localizzato all'interno di questo sito. Un dato poi che avevamo già anche messo in evidenza è la presenza di Stenonemobius gracilis, probabilmente è sottostimata anche la sua distribuzione, la sua diffusione sul territorio. I dati questi derivano in pratica dalle osservazioni più che altro nell'ambiente dove viviamo, perché attirati dalle luci spesso ce li ritroviamo in casa anche proprio nel periodo estivo e anche in diversi individui. Sempre solo femmine. Come direbbe Zaia, ragioniamoci sopra. No, finora solo. Com'è? Tempo. Stringo, ok, vado velocissimo. Allora. No, quello. Allora, noi abbiamo trovato il Patruelis, almeno il materiale l'abbiamo raccolto, è quello che appunto ci sembrava dalle determinazioni che siamo riusciti a fare. Il materiale abbiamo tutto, quindi no. Allora, stringiamo. Qui sono i due ambienti della campagna cremonese. Sono ambienti contestualizzati appunto nella matrice agricola del territorio. Le Bobbio Silvestris? Sì. Beh, qui al bosco didattico di Castelleone è presente anche a Bosco Fontana, al Parco dell'Oglio Sud, dove è presente l'ambiente forestale, quindi anche nel Parco Oglio Sud ci sono saliceti, ci sono boscaglie anche legate all'ambiente igrofilo, dove la specie è presente.
Questa è una bestia di cui ci sono pochissimi dati in Italia, eppure è facilissima da ascoltare e sarebbe ogni volta che si ascolta mettere giù un dato, perché in realtà sì. Ci sono pochissimi dati. Noi abbiamo visto, questo qua è un po' verso la parte finale, ma anche confrontando con quello che è la guida di campo che è uscita, in realtà i territori, quelli di Mantova e Cremona soprattutto, in pratica mancavano di segnalazioni di elementi, ma probabilmente è proprio per una mancanza non che non ci sia o che sia difficile trovarla, no, probabilmente i posti ci sono, però effettivamente bisogna avere l'accortezza di... Cercheremo di espiarla questa colpa. E qui è sempre ambiente nella provincia di Cremona, qui è la matrice agricola è ancora più rilevante, però in questo caso comunque le raccolte sono abbondanti. E come poi vedremo, il dato di Roseliana, come l'abbiamo appunto rilevato, abbiamo visto che è molto distribuita nel territorio anche al di fuori degli ambienti quelli umidi, ecco. La collina del fiume Po, qui ci sono elementi più termofili rispetto al resto, comunque abbiamo la presenza di Tilopsis delifoglia che era presente anche nella lista presentata per Bosco Fontana, ma al di lì di Bosco Fontana abbiamo un dato museale, io finora non l'ho mai ritrovata e quindi non lo so, può essere anche questa... spunto per qualche considerazione e poi anche tessellana tessellata che insomma è andato interessante. Sommariamente questa qua è la distribuzione che abbiamo ottenuto per Roseliana e vi riporto la mappa, quella della fauna d'Italia, che non è la più recente, però visto che per le tre specie diciamo più legate all'ambiente igrofilo che vi mostrerò adesso più o meno è paragonabile, ecco. E quindi come vedete siamo andati a coprire un po' quell'area del nord-ovest della Lombardia, dell'ovest Lombardia, scusatemi, dell'est Lombardia, della pianura orientale della Lombardia, che appunto sembrava scoperta. Paracinema tricolor, questi sono i punti dove l'abbiamo appunto ritrovata e come dicevo prima, le torbiere di Belforte rappresentano una popolazione molto isolata, localizzata veramente in quei pochi metri quadri e quindi sicuramente una delle popolazioni credo più a rischio. Mecostetus parapleurus, abbiamo anche delle segnalazioni in prossimità di Milano, quelli che vedete a sinistra praticamente sono territori studiati da Fausto e da Nicola nei dintorni di Milano e comunque la specie, quindi anche in questo caso abbiamo esteso un po' i dati di segnalazioni nella parte orientale della pianura lombarda. E poi per ritornare su quello che si diceva all'inizio, chi cerca trova, di quest'anno nei territori della collina del fiume Po è emerso qualcosa che come zuneriana che è stata trovata era presente nell'area del Friuli, in pratica questo dato di Chrysocraulon di Spargiganteus. E quindi anche questo vuol dire che bisogna continuare, il lavoro di ricerca sicuramente deve andare avanti e insomma anche sorprese possono comparire anche nei posti dove è più impensabile o perlomeno dove aree relitte ci sono, però dove magari pensando che l'antropizzazione sia così avanzata, in realtà qualcosa si può trovare, si può ancora scoprire. E quindi ecco, grazie a voi per l'attenzione. No, ci sono. Ci sono, li ho messi. Però li vedo poco rappresentati rispetto agli ambienti dove ci sono. Poi i tridattili, e ritorno sul grillo tarda.
almeno fare delle registrazioni, perché nelle zone di pianura e negli ambienti umidi i grillo talpa sono molto importanti. Sì, noi lì abbiamo indicato grillo talpa, tra l'altro SP, non ci siamo addentrati. In realtà, ecco, su tutti i grillo edei dovremmo probabilmente intensificare un po' le ricerche, anche i tetrigidi, che tra l'altro è anche facile osservare nei periodi, diciamo così, fuori stagione per quello che è il resto dell'ortotterofauna, insomma. Però sicuramente sì, possono essere spunti per indirizzare il lavoro e continuare anche, sì, adesso ci siamo soffermati su quelle specie che sono spiccate di più alla nostra vista, cioè quelle specie igrofile che insomma... Ecco, sul discorso di puntatissima qui non l'ha presentato, perché poi abbiamo anche altri dati un po' sparigliati per la provincia, però anche in provincia di Mantova abbiamo un dato di puntatissima in ambiente agrario, però insomma... Cioè. Grazie, io vorrei anche aggiungere che dovrebbe essere portato come esempio di studio questo per le altre regioni dell'Italia, perché se si facessero delle esplorazioni così accurate verrebbero fuori tante cose interessanti, cioè, che in Italia ancora sono regioni completamente inesplorate da questo punto di vista. Grazie a tutti. Grazie Marco. Adesso è il momento di Ettore Rivalta con Ortotteri e alte quote, notizie e sfide per il futuro. Prego Ettore. Grazie. Ok. Perfetto. Allora, lungi dal dare delle risposte alle questioni che vengono subito in mente mettendo accostate queste due parole, ortotteri e alte quote, ossia questioni che si riferiscono anche ai cambiamenti ambientali e climatici, di cui parlerò, ma per cui non ho prove ancora rilevanti. Tuttavia voglio portare degli obiettivi, delle sfide proprio in questo senso, per arrivare a delle risposte a queste questioni. E in riferimento all'esperienza che ho avuto negli ultimi anni, in zone di alta montagna. Poi vi spiegherò meglio a cosa io mi riferisco con le alte quote che mi interessano, diciamo così, cioè gli habitat in alta quota che mi interessano. E vorrei iniziare proprio anche in riferimento ai discorsi che facevano Paolo Fontana e Bruno Massa prima, anche riportando una cosa che si era detta anche nel volume della fauna d'Italia, del quale si celebrano i 10 anni dalla pubblicazione quest'anno, ossia che anche se l'Italia risulta un paese rispetto agli altri paesi del Mediterraneo abbastanza studiato dal punto di vista ortotterologico, c'è ancora un mondo, e anche c'è ancora un mondo in montagna, perché la montagna all'interno dell'Italia forse è uno degli ambienti più studiati, soprattutto in certe zone. È chiaro, ci sono, come diceva Paolo, le zone della montagna lombarda, ci sono delle zone dell'Appennino meridionale che sono totalmente, cioè non ci sono studi, però ci sono anche zone come il Trentino, come l'Abruzzo, che sono già molto studiate. E vorrei quindi portarvi a... entriamo subito nel vivo della questione, della ricerca, parlando proprio di queste regioni che si considerano ben studiate, ma che in realtà se ci si sposta in aree, in zone magari più difficili da raggiungere, perché non ci si arriva semplicemente in macchina, bisogna fare delle escursioni, ecco, che compaiono
delle cose nuove. E per esempio, adesso vi ho portato questi esempi di la Pseudopodisma fiberi che abbiamo trovato l'anno scorso qui in Trentino, qui sopra Rovereto. Ho trovato quest'anno la Metrioptera caprai sulla Maiella, che non era nota della Maiella, e bisognerebbe capire adesso qual è la sua posizione sistematica e eventualmente se una nuova specie se una nuova sottospecie o quale sottospecie appartiene. E poi l'Euphorhynchus brunneri, che non si avevano reperti recenti, e comunque adesso Filippo è riuscito, gli ho portato un esemplare maschio vivo, è riuscito a registrare il canto, che non era noto. E, quindi vediamo vediamo dei ritrovamenti molto interessanti, e da questo punto di vista vorrei cioè l'esempio più importante delle ricerche che ho compiuto. Due anni fa ho trovato questa chisella, questa nuova specie, che si trova per l'appunto in un'area molto difficile da raggiungere, solo a piedi tramite un'escursione di un'ora e mezza, un paio d'ore. Comunque non è non molto difficile, no, però è comunque non neanche, bisogna andarci in quel luogo, non è un'escursione che si fa in una giornata o rapidamente, cioè è un tipo di ricerca approfondito di una certa area, e dopo ve ne parlerò. E insomma, questa chisella, tra l'altro, volevo annunciare che è stata ritrovata anche in Piemonte meridionale grazie agli esemplari che mi ha dato Oscar. Li posso attribuire alla stessa specie. Sì. Esatto. E poi abbiamo degli esemplari provenienti dalle Marche, di cui io non sono stato in grado di accertare l'identità, ma è presumibile che siano della stessa specie. E dalla Liguria Daniele Baroni mi ha fatto sapere che ha trovato degli esemplari molto con caratteristiche dei genitali molto simili a quelli della località tipica della descrizione. Allora vi volevo portare un po' in quello che è il mio progetto per l'Appennino tosco-emiliano. Cioè io mi sto concentrando le mie ricerche in una certa area in cui si vede una contiguità di biotopi molto diversi in realtà. Troviamo dal più arido al più xerico, anche a seconda del versante, troviamo, cioè dal più umido al più xerico, scusate, troviamo una, e anche, magari anche vegetazioni diverse, con Juniperus o Vaccinium, Rubus ideus. Troviamo una serie di habitat che però risultano molto simili, diversi ma simili, sia per il popolamento di ortotteri che per alcune caratteristiche, ovvero sono tutti habitat aperti, dalla prateria altomontana ad alcune radure in altitudine, e sono più o meno tutti accomunati da una abbondante presenza di graminacee, di poacee. E quindi qui vi ho portato qualche esempio per farvi vedere comunque la diversità. Eppure si trova una contiguità. Adesso volevo farvi vedere proprio tramite queste due mappe come esista proprio l'Appennino tosco-emiliano una contiguità, cioè si vedono tutti queste praterie altomontane che sono molto simili, e quindi si possono comparare le popolazioni delle varie zone. E vediamo come comunque l'Appennino tosco-emiliano è interessante perché si trovi in una area di transizione fra nord e sud, e è interessante, ecco, da questo punto di vista.
Questa è una mappa molto casereccia, diciamo così, no? È proprio un abbozzo. Per, si possono mettere in rilievo, come è stato fatto anche adesso da, nella presentazione che mi ha preceduto del... Sì, sulla, sulla Pianura Padana, anche rilievi di tipo geologico, vegetazionale, anche lo, lo studio del, della differenza fra un tra versanti, che è molto importante. E quindi arrivare un po' a comparare tramite mappatura, comparare la distribuzione delle varie popolazioni di specie e quindi adesso vi calo un po' in quelle che sono le specie di interesse. Abbiamo degli, degli endemismi, 7 endemismi in particolare di quest'area e di aree limitrofe. E, che sono molto interessanti e si presterebbero anche a ricerche di vario tipo, ma per esempio le podisma, come diceva anche Paolo Fontana, o la, la chisella, le chisella italiane si presterebbero anche a una revisione più, più grande. Chiaramente però c'è bisogno di campionarle questi, questi ortotteri da varie località. E, quindi, vediamo se ho riportato qualche esempio, qualche foto. Arrivo. Quindi, attraverso una ricerca di sul campo capillare ponderata, si potrà arrivare, si può arrivare a comparare anche le varie popolazioni. C'è bisogno comunque dello sviluppo di un modello che si possa applicare anche ad altre aree montuose. Quindi, allora, dunque, abbiamo detto mappare e, tramite la ricerca sul campo e ovviamente non dimenticarci dei dati preesistenti, delle pubblicazioni preesistenti in questo senso, e anche un'analisi critica di questi dati, di queste popolazioni che a volte possono presentare delle problematiche, cioè capire, magari si trova una segnalazione e si va nella stessa località e non si trova più la specie, riuscire a capire cosa è successo, se questa specie è scomparsa da quel luogo, se non siamo stati in grado noi di trovarla, oppure se è un errore di segnalazione, perché esistono questi errori di segnalazione e sono molto complicati da smentire. E, dunque, un altro obiettivo chiaramente è rivalutare anche attraverso questi campionamenti massicci anche le stato di validità, cioè la validità e la posizione sistematica di certi taxa, che sono soltanto una questione fondamentale, e si presta anche una mappatura di dei dati, si presterebbe anche una ricerca in tal senso, perché tramite la biogeografia e capire l'effettuale distribuzione di questi taxa e se esistono popolazioni intermedie, ibridi. E poi, forse la parte più importante, o comunque quella che viene più considerata al giorno d'oggi per le nostre ricerche, il monitoraggio di certune specie di interesse, endemismi, capire se ci sono prove, se si può provare il fatto che ci siano degli effetti causati dalle trasformazioni ambientali o climatiche, in modo da cercare delle prove, magari nel caso delle trasformazioni ambientali, cercare delle soluzioni o comunque denunciare un eventuale deterioramento di certe popolazioni dovuto a questi fattori, e, che è un aspetto molto importante. E dunque sì, elaborare alla fine un modello di ricerca così ampio che possa adattarsi anche ad altre zone montuose d'Italia, che la maggior parte hanno caratteristiche
simili a quelle dell'Appennino tosco-emiliano e si presterebbe una ricerca del genere anche all'elaborazione di un modello più ampio. Dunque vi porto alcuni esempi di pubblicazioni di faunistica che però si portano uno studio sistematico di certune aree ristrette, montuose. Per esempio prendo molto a modello i lavori di Galvagni, che sono datati certo per certi aspetti, però Galvagni aveva un approccio sistematico e la sua ricerca sul campo era capillare e ciò ha portato a dei lavori molto approfonditi su certune zone. E poi anche qui adesso ho portato l'esemplare di Fontana dell'Ottrofauna del Monte Summano, che è molto approfondito in tutti i sensi. C'è anche una ricerca delle condizioni ambientali proprio sul monte, ecco, anche un rapporto con il territorio c'è bisogno di instaurare. E poi chiaramente voglio mettere in tutti questi lavori sono di ortotteroidei, si occupano di ortotteroidei in generale, non solo di ortotteri. Io purtroppo in questi anni mi sono concentrato quasi totalmente sugli ortotteri e questo è un punto che dovrei sviluppare e ampliare. Sì. E basta, ho finito, questa è la bibliografia. Bene, adesso è il turno di Rocco la Badessa e Leonardo Ancillotto. E dai modelli di distribuzione all'acustica, casi di studio sugli ortotteroidei sugli ortotteri dell'Italia centro-meridionale. Siamo accorti con Filippo che in realtà non ci eravamo mai visti, ma in realtà con pochissimi di voi ci siamo mai visti, non c'ero. Un rapporto a distanza. Un rapporto a distanza. E in realtà sono anche molto contento di aver trascinato qui Leonardo, che è ancora più nuovo di me del Grio, e che in realtà è forse il principale autore di tutto questo lavoro, e chiamerò a intervenire per la seconda parte in cui abbiamo pensato di presentarvi, raccontarvi un po' di cose varie che abbiamo fatto nell'ultimissimo periodo sugli ortotteri in particolare. E che giusto per raccontare cos'altro si può fare oltre alla faunistica, alla tassonomia, in realtà c'è ancora tantissimo materiale, poi partendo dal materiale diciamo faunistico, in Italia si può lavorare, e non solo in Italia, su tanti altri ambiti. Un po' anche perché sia io che Leonardo veniamo dall'ecologia più che dalla zoologia, e io in particolare ultimamente sto lavorando molto poco sulle raccolte di campo degli ortotteri, mi sto dedicando più agli habitat. Però mettere insieme tutte le informazioni ambientali e geografiche, biogeografiche, con i dati distributivi fondamentali sugli ortotteri, in realtà tira fuori delle cose molto interessanti. Anche a livello globale, se vogliamo, ora magari vi facciamo vedere un po', e anche il merito dei titoli fantastici della scaletta di oggi, nonché di alcuni articoli che abbiamo preparato e già sottomesso di recente, sono in gran parte merito di Leonardo. E quindi volevamo raccontarvi un po' il caso Ecanthus, che qualcuno conosce già da un po' di anni, il caso Ecanthus su cui stavo lavorando già da un po', ma che ha preso una piega ancora più interessante, se vogliamo. La saga di Saga è stupendo, poi ve lo racconto, e un po' di faunistica la facciamo pure noi, di biogeografia, con un approccio alla checklist urbana, di una fauna urbana particolare come quella della città di Roma, e una potente novità che non vi anticipo, che potrebbe essere veramente una novità per tutti quanti, perché ancora non se ne è parlato oggi. Pensavamo di sì.
Il caso Ecanthus è in realtà partito già da un po' di anni con un lavoro di qualche anno fa in Puglia, in cui io insieme a un collega ci facevamo queste escursioni notturne in macchina censendo le due specie. Allora Dulcisonans, penso che tutti ormai lo conosciate, oltre per Lucens in Italia c'è Dulcisonans, è piuttosto diffuso in realtà, e veniva fuori da questa prima indagine pubblicata su Zootaxa, che è basata solo su dati del Sud Italia, per lo più in Puglia, che c'è una bella distinzione netta delle... del substrato. A parte no, non tanto a livello acustico, perché questi erano monitoraggi acustici fatti a orecchio senza nessuna registrazione, ma su queste due specie si può fare perché si distingue abbastanza agevolmente effettivamente il canto, e quindi era un monitoraggio piuttosto speditivo, se vogliamo molto più speditivo che in altri ortotteri, perché se pensate che di sera su un transetto su strada riusciamo a censire tantissimi esemplari, avevamo un bel set di dati, quello che veniva fuori è che c'era una differenza nelle diciamo esigenze ambientali, in particolare nella distribuzione legata ai fattori climatici, macroclimatici, però a livello regionale. L'evoluzione che ha preso questo lavoro più di recente è estenderlo a livello globale con delle analisi di modelli di distribuzione basati su dati macroclimatici, e viene fuori, se usiamo il clima recente, che effettivamente c'è una ripartizione tra le due specie. Hanno una nicchia in termini di idoneità ambientale su base climatica diversa, e quello che si vede è che in futuro, con una previsione di cambiamento climatico, c'è una divergenza in quello che può succedere alla distribuzione di queste due specie. Ma la cosa più interessante è che dal punto di vista ecologico è particolarmente interessante, perché va ad aggiungere quella complessità che ci piace alle teorie dell'ecologia, è che il cambiamento climatico induce una maggiore competizione tra le due specie, che è una cosa che si porta dietro un discorso anche etologico, comportamentale, poco studiata, perché ci sono pochi studi tutto sommato che lavorano su, che indagano la competizione interspecifica negli insetti, basata poi sullo spazio acustico. E questo è un lavoro in realtà ancora da approfondire. Se nel primo già pubblicato abbiamo ipotizzato una competizione su base acustica, che poi se c'è tempo, perché in realtà sono un po' di cose, vi spiego in che termini, quello che stiamo facendo adesso è su misurazioni, in questo caso fatte bene, con gli spettri a disposizione, la possibilità di analizzare quindi i pattern bioacustici delle due specie, si vede effettivamente che, confrontando dati di allopatria e simpatria di Pelucens e Dulcisonans in diverse zone, con diverse misure, in diverse condizioni anche di temperatura, condizioni climatiche, c'è una differenza. Quando stanno insieme, soprattutto Pelucens tende a modificare i pattern acustici, che era un po' la cosa che diceva Cesare prima. Il canto non è sempre lo stesso, il canto di Pelucens in questo caso cambia se viene sovrapposto a quello di Dulcisonans, cambiano i ritmi di attività, cambiano soprattutto le durate degli elementi, dei pattern del canto, e c'è anche uno shift della fenologia, della scansione temporale dell'attività del grillo, per cui diventa bimodale. Se vedete in allopatria si sovrappongono i periodi di attività durante la notte, in sintopia si crea un vuoto al centro, proprio perché Dulcisonans, se avete presente il canto, è continuo, a differenza di quello di Pelucens che è spacchettato in frasi ben definite. E quindi la sovrapposizione con Dulcisonans veramente appiattisce, copre tutto, e cioè, proprio anche senza, per ipotesi, è semplice capire che Pelucens viene disturbato da questo. Trattandosi di canti per lo più necessari proprio per favorire l'incontro tra i partner e quindi la riproduzione, capite bene che
si tratta di un fenomeno che a livello di competizione può dare degli effetti molto negativi sulle popolazioni. E anche questa copertina di Vogue dedicata a Saga è giusto per raccontare che un po' tutti, amando gli ortotteri, chiaramente abbiamo a cuore diciamo questi organismi poco valorizzati dal punto di vista anche della conservazione. Ora Saga se la passa un po' meglio, nel senso che è uno dei pochi ortotteri inserito in direttiva Habitat e quindi tutto sommato si porta dietro un po' più di attenzione anche a livello conservazionistico, a livello comunitario. Però rimangono comunque degli organismi, se li confrontiamo con altri, anche altri insetti, pensiamo ai lepidotteri, ai ropalocceri, per non parlare dei vertebrati, che è interessante raccontare, specialmente a livello internazionale, giusto per dire che, insomma, sono da considerare sotto tanti altri punti di vista, anche a livello ecologico, cosa che su Saga tutto sommato c'è pochissimo, molto poco, c'è tanto forse e tanti lavori storici sulla ecologia della specie, sulla biologia della specie, ma non a scala per esempio continentale su per esempio a livello di conservazione di questa specie, che è un po' l'obiettivo di quest'altro lavoro. Abbiamo continuato sulla stessa linea del testare a livello di paleartico, in realtà concentrati sul paleartico occidentale, sull'areale di Saga e sulla parte europea interessata dalla direttiva, utilizzare i modelli di distribuzione su base climatica per vedere che ci risolvono anche il problema di avere i punti sparsi di presenza. Il modello ci restituisce una distribuzione che possiamo rasterizzare, utilizzare come degli areali. Questo ci serve una fase successiva delle analisi per sovrapporlo, per esempio, alla copertura della rete Natura 2000, tutte le aree SIC e ZPS dell'area europea, e agli habitat, là dove abbiamo degli habitat di direttiva cartografati, per vedere sostanzialmente, questo ci siamo chiesti, quanto la direttiva è in grado di tutelare la distribuzione di Sagapedo e quanto gli habitat di prateria tutelati dalla direttiva sono sufficienti essi stessi a tutelare una specie di interesse conservazionistico secondo la direttiva. E la risposta, brevemente, giusto per andare un po' più svelti, è no. Cioè che intanto la distribuzione di Saga, anche in questo caso testata con i dati climatici presenti e futuri, va incontro a uno shift, come prevedibile, di idoneità, che però, quando parlo di espansione, se vedete nel futuro l'area verde è più estesa alle regioni del nord, ovviamente la specie da qui al futuro non è che può espandersi e attraversare tutte le aree agricole o urbane del continente. Questo vuol dire che cambia l'idoneità e che in molti casi troverà delle barriere. Una specie poi poco mobile, come sapete, come Sagapedo. Quello che possiamo vedere nella cartina in basso è che tra il rosso, che sono le aree in cui se si verificano i cambiamenti previsti, si ridurrà drasticamente l'idoneità per la specie, verso le aree blu, rimangono in Italia poche aree rifugio, che sono sostanzialmente alcune aree montane dell'Italia centrale, in questa previsione. Ora, a parte questo, se poi testiamo l'attuale presenza, copertura della rete Natura 2000 per la distribuzione della specie e quella futura, vediamo che intanto l'attuale rete di SIC e ZPS copre solo il 41% della distribuzione attuale, in Italia in realtà molto meno, perché poi lo sappiamo, gran parte dei siti di Natura 2000, come delle aree protette, che in effetti anche in questo caso sono state testate anche le aree protette, sono nelle aree montane, non favorevoli alla presenza poi di una specie tutto sommato xerotermofila. E nel futuro ci sarà un'ulteriore riduzione di questa capacità. Questo tipo di dati sono particolarmente interessati
interessanti per chi gestisce o per chi pianifica a livello comunitario le strategie di conservazione, perché in questo caso sappiamo che esiste una specie tutelata, ma quanto è realmente tutelata dalla direttiva? È una domanda che dobbiamo sempre farci, specialmente in questo periodo in cui si parla di aggiornare i monitoraggi, tutto quanto per le specie di maggiore interesse. Per quanto riguarda gli habitat, ancora di più, una specie, un ortottero in generale, e per Saga in particolare, risulta nel nostro test più legato ai fattori climatici che abbiamo testato che non alla presenza di habitat di interesse comunitario. Che vuol dire che gli habitat hanno un valore conservazionistico, se un po' conoscete la definizione degli habitat della direttiva, intrinseco, però non sono sufficienti cioè la tutela degli habitat non è sufficiente a tutelare le specie. Questo vuol dire che a livello locale, in particolare, c'è da attuare delle azioni di conservazione più specifiche per le specie. Questo vale per Saga, ma che è un modello in questo caso, è esattamente un esercizio questo per raccontare di come per tutti gli obiettivi di conservazione che ci diamo sulla carta, poi c'è da fare un passo in più per arrivare a un'effettiva efficacia delle azioni di conservazione. E su questo chiamo Leonardo, per forza, perché il romano è lui. Grazie Rocco. Facciamo un preapplauso. Io calo subito le carte, non sono un entomologo, quindi anzi sono ben contento di ricevere, di ricevere commenti anche per migliorare quello che abbiamo in ballo con Rocco su queste questioni ortotterologiche che devo dire mi stanno appassionando davvero tanto. E io sono di Roma, ovviamente non potevo non pensare, e mi occupo soprattutto di mammiferi in realtà e di fauna urbana, di ecologia urbana. Questo perché in generale io personalmente, ma non credo di essere il solo, ritengo le città dei veri e propri laboratori di ecologia, proprio perché soprattutto in Italia, che abbiamo una lunghissima storia di civilizzazione, diciamo così, abbiamo negli ambienti urbani delle realtà naturalistiche a volte eccezionali, che non sono così comuni. Forse a volte siamo abituati, soprattutto in alcune città, e Roma in questo caso è sicuramente un'eccellenza, ad avere delle situazioni di naturalità o di pseudo-naturalità, semi-naturalità, che consentono a una biodiversità a volte insospettata di persistere negli ambienti urbani. E per cui mi è venuto il pallino, diciamo così, ho coinvolto in questa cosa il povero Rocco, di vedere cosa c'è a livello ortotterologico dentro la città di Roma, in particolare all'interno del raccordo anulare, sia utilizzando in questo caso dati di Citizen Science. Questo è un progetto che abbiamo messo su iNaturalist, che raccoglie tutte le segnalazioni di ortotteri, non ortotteroidei, all'interno del grande raccordo anulare, e poi sono andato successivamente a verificare in campo alcune situazioni più particolari, più delicate magari da verificare. E per ora il progetto sta andando abbastanza bene e stiamo sulle poco meno di 400 segnalazioni. In totale oggi abbiamo segnalato solo da Citizen Science circa 45 specie, poi ci stanno altre che abbiamo rilevato, diciamo, in campo, che non fanno parte di questo set di dati. La cosa interessante che ci interessava invece testare era andare a confrontare con quello che c'era storicamente noto all'interno della città di Roma. Roma ha una lunghissima tradizione con i suoi atenei, diciamo, tradizione di scienze naturali, ha una lunga tradizione zoologica all'interno dell'ambiente urbano e di ecologia in un certo senso, per cui non c'è grande difficoltà a trovare dati storici sulle faune romane. Devo dire che sull'entomofauna c'è tanto, sugli ortotteri non c'è tantissimo, almeno non abbiamo trovato tante fonti. Ci sono alcune che già facevano un riassunto, un punto zero, diciamo, al 1996 più o meno, che è la monografia di Zapparoli, e l'abbiamo integrata anche con i dati di CK Map e è uscita fuori un quadro abbastanza esaustivo. In totale abbiamo, tra oggi e ieri, chiamiamolo così, quasi un'ottantina di specie, che per una città, per un ambiente urbano, io non pensavo di raggiungere questi numeri, sinceramente. La cosa interessante è che dal 96 al 2022, quindi a oggi, c'è stato un cambio tra le specie rilevate.
al netto del fatto che dobbiamo fare degli assunti, ovviamente, cioè che la specie non rilevata oggi non è detto che sia necessariamente estinta, però quantomeno, anche andandola a cercare nei siti dove era segnalata, non è stata più rilevata, quindi o è estinta o quantomeno potremmo interpretarla come almeno una diminuzione della sua presenza. Siamo passati da una settantina di specie a poco meno di 60, con però dei cambiamenti diversi da quello, semplicemente il cambiamento netto. Ci sono 10 specie nuove per l'area, alcune probabilmente che non erano semplicemente state rilevate per mancanza di sforzo di campo, ovviamente. Alcune potrebbero essere anche invece riflesso di espansioni delle specie, penso a Apocnemis florans, che potrebbe effettivamente essere una specie in espansione. E al netto quindi di un totale di circa 26, chiamiamole apparenti estinzioni locali, okay? Di specie non più rilevate. A questo punto, visto che io mi occupo anche un sacco di tratti delle specie e di interpretare un po' quelle che sono le checklist in ambiente urbano, non potevo non provare a capire quali fossero i drivers, quindi i motivi biologici alla base di una sparizione o meno di una specie nell'arco di appunto una trentina d'anni circa, poco più. Quindi andando poi da letteratura a tirar giù alcuni tratti delle specie, alcune caratteristiche legate per esempio alla fertilità o alla mobilità delle specie, quindi da letteratura, sono andato a vedere quale fosse la relazione fra questi tratti e la probabilità di ritrovare o non ritrovare la specie a distanza di quasi 40 anni. Tra i vari tratti, tra le varie caratteristiche delle specie che sono uscite importanti, i due più forse interessanti sono quelli relativi alla fertilità delle specie, quindi sostanzialmente quelle linee, quei grafici che vedete rappresentano la probabilità di non ritrovare la specie in relazione a uno dei tratti, quindi in questo caso più fai uova, più hai capacità riproduttiva, più è probabile che non sarai estinto da una checklist all'altra. In questo caso, se vedete, più o meno il margine è sopra le 30 uova a femmina prodotte, almeno da letteratura. Sotto questa cifra è molto probabile che ti sei estinto in questi ultimi 40 anni. E dall'altra parte, sempre unendoci anche al discorso sulla nicchia climatica che abbiamo modellizzato per Saga e per Lecanthus, da quel tipo di esercizio si può ricavare una ampiezza di nicchia, o anzi un valore di specializzazione nella nicchia climatica delle specie. Ovviamente lì più il valore di questa specializzazione è alta, quindi più è alto il valore, più la specie è legata a particolari condizioni bioclimatiche. Quindi se vedete le specie più verso il 5 del grafico che vedete a destra, sono specie altamente specializzate che quindi sono legate a delle peculiari condizioni ambientali, magari sono specie anche che hanno dei range distributivi molto ristretti, più legate ad ambienti montani o viceversa molto xerici e così via. Anche in questo caso questo è risultato uno dei tratti più rilevanti nella probabilità di estinzione tra una checklist e l'altra, con le specie più specializzate ovviamente con più alta probabilità di estinzione locale. Ho messo semplicemente degli esempi rappresentativi di alcune specie che non sono state ritrovate per ora almeno all'interno della checklist e che invece erano presenti precedentemente. Questa checklist ha poi scaturito una serie di scambi di mail col fatto che si basava in gran parte su dati di Citizen Science, quindi disponibili e accessibili a tutti gli utenti, volendo, e su base fotografica si può commentare su Naturalist, non so chi ha dimestichezza con la piattaforma, ma si può arrivare a un consenso, diciamo, sulla determinazione o a un non consenso sulla determinazione. In quel caso la segnalazione rimane, per esempio, a livello di genere o di famiglia, a seconda di quanto è incerta. E siamo stati contattati da due colleghi francesi dell'Università di Montpellier perché ci hanno detto: guardate che i Thalassinus che avete, almeno alcuni Thalassinus, Aiolopus Thalassinus che avete a Roma, a noi sembrano decisamente Aiolopus puissanti. Io, esatto, io alzo di nuovo, abbasso le carte che ho in mano, non sono un tassonomo ovviamente, e so che la specie è stata descritta in tempi relativamente non neanche troppo recenti, ma non è di grande diffusione neanche il lavoro della descrizione. Qualunque cosa sia questo Aiolopus puissanti, abbiamo detto, beh, vediamo se è possibile identificarlo o capire se è presente a Roma come altrove in altre zone d'Italia, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Partendo dalla chiave che è stata pubblicata in realtà nel 2021, proprio da Dufaux, sulla discriminazione morfologica
di puissanti dalla specie madre, diciamo, da cui è stato separato Thalassinus, abbiamo cercato un metodo speditivo e basato su fotografia per poter utilizzare i dati di Citizen Science per discriminare le due specie. Allora, innanzitutto vi dico subito che gli esemplari raccolti e misurati effettivamente risultano, secondo le chiavi pubblicate dalla descrizione della specie, risultano essere puissanti, almeno in alcuni dei siti romani dove li abbiamo trovati. Sembrerebbero esserci entrambe le specie. Per ampliare le conoscenze e provare a verificare più ad ampia scala se questa specie fosse presente e se fosse riconoscibile, almeno come entità, qualunque cosa sia puissanti, da Thalassinus, abbiamo usato un approccio multivariato basato su misure che potevano essere prese anche da foto che non avessero un riferimento dimensionale. Ovvero abbiamo lavorato sui rapporti dimensionali di alcune parti del corpo da fotografie che rispondessero a determinati criteri, quindi per esempio che l'animale fosse perfettamente o quasi perfettamente di profilo, che si vedesse il sesso, che si vedessero una serie di elementi. Quindi usando dei landmark sul corpo dell'animale abbiamo usato dei rapporti, quindi in particolare rapporti che comprendessero le misure di relative, ovviamente. In questo caso si tratta di misure in pixel, da un programma di analisi fotografica, ovviamente. Soprattutto relativi al pronoto, alla lunghezza delle tegmine, del femore e della parte delle tegmine che sporge oltre il femore, che erano i tratti suggeriti già dal descrittore e che ci confermavano i colleghi francesi che funzionavano molto bene nel discriminare le specie. Quello che esce fuori è il grafico che vedete lì al centro, ovvero che effettivamente animali di determinazione certa, quindi provenienti e misurati soltanto dall'areale noto di questa entità che chiamiamo puissanti, quindi dalla penisola iberica e dal sud della Francia, e Thalassinus, provenienti soltanto dall'area dove chi campiona sa che ci sono entrambe le specie, quindi determina con cognizione di causa, si separano abbastanza nettamente usando un approccio multivariato. Ovviamente c'è un'area di sovrapposizione, la vedete, ci sono dei punti più o meno lì al centro del grafico che si sovrappongono, ma la maggior parte degli individui viene classificata da una classificazione automatica in maniera abbastanza affidabile. Quindi che abbiamo fatto? Usando queste funzioni discriminanti, questo approccio multivariato, abbiamo misurato, preso le stesse misure su animali provenienti da tutto il resto dell'areale, quindi e dove era possibile che fossero presenti entrambe o almeno una delle due entità biologiche, appunto puissanti e Thalassinus, abbiamo detto vediamo cosa esce fuori, cioè se il sistema di classificazione ci suggerisce quantomeno che puissanti sia diffuso altrove e non solo nella penisola iberica, nel sud della Francia. È presente anche in Corsica, mi ero dimenticato di specificarlo. E quello che esce fuori è un aspetto, è una diffusione molto più ampia di quello che pensavamo. Allora, qua vedete in marrone tutti i punti assegnati come classificati come puissanti e in verde i punti assegnati e classificati come Thalassinus. I punti quadrati, che vedete appunto dalla penisola iberica e dalla Francia sostanzialmente, sono animali che abbiamo considerato diciamo la nostra base di dati certi, ok? Quindi animali dalla classificazione diciamo appurata da chi li ha identificati inizialmente. Tutti i punti a forma di cerchio invece sono punti su cui abbiamo testato la nostra funzione discriminante. Quello che esce fuori in realtà è che sembrerebbe esserci una distinzione, una presenza esclusiva di Thalassinus o quello che vogliamo chiamare, per esempio in Nord Italia sono risultati tutti gli animali testati come Thalassinus. In Italia peninsulare, sul versante tirrenico, c'è un po' di confusione, cioè ci sono sia animali assegnati a una sia all'altra entità, e lo confermo anche per Roma, che è poi la situazione da cui è partito tutto questo, mentre invece tornando, spingendosi ancora verso sud, in particolare in regione Puglia, sono tornati ad essere soltanto forma Thalassinus o Thalassinus, a seconda di quello che mi direte voi, soprattutto, se posso chiamarlo Maialobus puissanti oppure no. E che ritorna in realtà con un pattern biogeografico abbastanza sensato, diciamo così dal punto di vista generale della biogeografia di questi animali. Ci sono dei punti che sicuramente meritano degli approfondimenti sia con raccolta di materiale probabilmente genetico
o di materiale che ci consenta delle misure reali sugli animali. In particolare parlo di quelle aree dove ci sono pochi campioni e dove abbiamo potuto testare il nostro metodo su poche fotografie, una o due. Parlo in primis della Sicilia, che salta all'occhio come una situazione un po' particolare. Da un'altra ci rassicura un po' il fatto che, per esempio, per la Sardegna i punti relativi a una e all'altra entità provengono dalle stesse aree, quindi anche fotografati da persone diverse, in anni diversi gli animali provenienti da quella zona risultano tutti ogni volta puissanti, gli animali provenienti da un'altra zona risultano tutti classificati come talassinus. Quindi ovviamente questa è una mappa, un suggerimento, una proposta che non dice questa è la reale distribuzione di una e dell'altra specie, ma ci suggerisce il contrario, cioè bisogna andare a capire che cosa c'è, perché probabilmente la situazione è più complessa di quello che ci aspettavamo. Non so se sono riuscito a fare una carrellata veloce delle ultime cose, e ovviamente se ci sono domande sono ben contenti. Lo sapevo. Ma io questo volevo. Intanto io vi amo, grazie mille di esistere, perché fate tutto quello che avremmo voluto fare. Quello che si può fare da grandi, ma non ci siamo mai riusciti. Ma si fa, si fa. Ora, questo Puissanti, a parte che Defoe è una persona che io ho sempre... Però la chiave me l'ha mandata senza battere ciglio un minuto dopo che gliel'ho chiesto. Che anche se lui mi ha trattato male, io ho sempre apprezzato il suo lavoro. Ora, quel puntino marrone sull'isola nuragica mi fa venire alla mente quando nel 99 io, Pago Pegna, Sotomayor e Fidel, io, Roy Kleckers e Baudouin Odé, abbiamo passato un mese in Sardegna, era stato citato di Sardegna Lionopus simulatrix, è ancora segnato. Noi arriviamo a questo fiume, questo fiumiciattolo del nord della Sardegna, dove eravamo andati alla ricerca dei tassi, e ci imbattiamo in questa popolazione di Lionopus che a vista sembravano qualcosa di diverso. Però, siccome il simulatrix era stato discriminato sulla base degli stridulatori fazziali... No, sulla base del numero delle spine delle tigre posteriori. No. Alle spine. Anche quelle, comunque avevamo fatto dei conteggi e non ricadeva. Però, anche così a me, ma credo che degli esemplari ci siano qua... Non escludo che possa essere questa cosa, perché come per il Dulcisonas è la stessa identica cosa, no? Poi per tanti anni siamo andati avanti a chiamare il grillastro italiano. Ma poi non sono così tanto diversi dalla sinistra. Diciamo è un po' più slim. Io quando ho trovato i primi, cioè, ho detto sono proprio lunghi, sono un po' strani. Però io non è che io non sono molto convinto che esista il Puissanti, però dico, sono aperto a tutte le possibili soluzioni. Non potrebbe essere semplicemente una variabilità del talassinus che ha delle forme conali più lunghe, delle forme conali più corte, perché io ho due o tre scatole di Aeropus identificate come talassinus, in cui c'è di tutto in mezzo, e sono anche specie, cioè esemplari che vengono dall'Africa. Qui ho tagliato le distribuzioni solo con i dati europei, ci sono in teoria anche quelli... Sì. Infatti a quel punto mi sono fermato. Sì, arriva fino in Australia, talassinus. Mi sono fermato e devo dire che è un po' ardita questa descrizione che ha fatto Defoe, perché lui l'ha fatto sulla Corsica. Lui l'ha descritto su esemplari della Corsica e aveva ipotizzato che poteva essere presente in Sardegna. Sì.
anche in Italia, aveva suggerito anche per l'Italia peninsulare nel lavoro. C'è da dire che i colleghi francesi stanno lavorando anche sulla genetica, adesso penso stiano per pubblicare e gli torna tutto a livello anche molecolare. Quindi non probabilmente... No. Cosa? Sì, almeno per i campioni francesi che sono più o meno corrispondenti ai quadrati che vedete in Francia dove lavorano loro, sembrerebbero essere effettivamente... Quello sì, e anche in Puglia che non ci sono forma pulsanti. Sì. Che utilizza solo lui, quindi come fai a confrontare con altro materiale? No, infatti. Ma infatti, allora, io per avere le primissime conferme che me le chiedevano i colleghi francesi, ho anche misurato degli animali che sono conservati e per vedere se tornavano con i valori limite pubblicati da Dufour. E tornavano, alcuni, nel senso che alcuni siti romani venivano fuori, chiamiamolo pulsante, alcuni siti romani dove effettivamente gli animali avevano un aspetto più tipico di quello che vedete sulla destra, risultavano talassinus. Quindi quello poi ci ha fatto venire l'idea di continuare a vedere, di trovare un metodo che sia più comparabile, più operativo anche, perché altrimenti da una foto non fai niente. Però sarebbe interessante anche applicare il metodo, quello dei figli fertili, cioè vedere allevarli. Se dei pulsanti di Portogallo, accoppiandosi con quelli di Grecia, cosa succede? E poi una specie di dottor stranamore per meglio. E comunque dico, poi bisogna dargli fuoco, esatto. L'epifalto, il genitale, sono uguali o sono diversi? Neanche i francesi mi hanno suggerito di guardare questi aspetti qua. Non è che dico che è impossibile, se noi andiamo a guardare qualunque specie che ha una distribuzione ampia, sì, c'è variabilità. Possiamo trovare delle differenze genetiche. Sì. Così alla fine facciamo uno splittaggio di tutte le specie esistenti. Bisogna anche capire su queste specie ad ampia distribuzione se è un continuum o se sono entità che magari sono divise da barriere biogeografiche. Anche perché poi una specie con delle ali così lunghe, che comunque un'abilità così ampia, è un attimo che arriva dalla Spagna. Comunque è un discorso aperto, poi vanno di bandiera gli omopoli, Allora. Sono difficili. Grazie ancora Rocco grazie e Leonardo. Allora, adesso abbiamo in programma la pausa pranzo, che è autonoma. Io direi che, a parte che non è organizzato niente dal museo, però anche per velocizzare potremmo organizzarci, ognuno pensa a sé, si salvi chi può, ci arrangiamo. Per cui basta fare qualche passo verso il centro, ci sono bar, ci sono pizzerie, ci sono anche dei ristoranti etnici molto buoni. Alle 2:10 al massimo cominciare. Buon pranzo.